Cheers. Crystal dice sempre che la sua casa è speciale. Beh, a me sembrano tutte uguali. Ciao, come va? Tu sai dove vive Crystal? Andiamo per una visita, perché non sta bene. Ma certo, andiamoci insieme. Casa sua è un po' più in alto. Ta-da! È bellissima! Ah, mi piace molto. È molto da Crystal. Ciao! Crystal è a casa! Crystal, come stai? Ti ho portato un regalo! Grazie! Anche se a dire il vero, non mi va molto di nuotare adesso. Fammi vedere come stai! Scotti molto! Con questo panno bagnato sulla fronte la febbre si abbasserà! Tum tum tum! Il cuore ti sta andando a 1000 battiti all'ora! Oh, quanti puntini rossi! Sembri un colabrodo! Bisogna farle un'iniezione! Oh, no, no! Mi sento già meglio! Ehi! Ehi, ma cosa ci fa una scimmia laggiù? Eh? Una scimmia? Io non vedo nessuna scimmia! Oh, prendimi una noce di cocco da quella palma! Ho tanta sete, scimmietta. Mi dai un po' di cocco fresco? Scendi di lì! Ma cosa fai? Scotta moltissimo. Sta delirando e ha la tosse. È la febbre delle nevi. Non preoccupatevi. Tra 2 ore sarà tutto passato. Sta piovendo dentro casa. No, si sta sciogliendo il tetto. Oh, grazie, scimmietta. Crystal è troppo calda. Bisogna che guarisca o si scioglierà la casa. Ho già provato di tutto. Dobbiamo aspettare che le passi. Non allarmiamoci. Vado a prepararle un po' di tè. Sicuramente le farà molto bene. Avete altre idee? Non so cosa fare. E se neanche io so cosa fare. Proviamo a metterla seduta. E ci soffiamo tutte insieme? Che carina quella scimmietta! Ecco qua! Un tè speciale che porta via tutti i mali! Grazie per il cocco, scimmietta! Il tè è troppo caldo! Bisogna raffreddare la casa subito! Oh! Ho trovato! Lo uso sulla slitta per andare più veloce! Sembra che funzioni! No, non voglio salire sulla ruota panoramica adesso. Ho la nausea. Oh, la casa si scioglie anche con il ventilatore. Oh, che bella idea! Presto, dobbiamo coprire tutto l'iglu. Oh, come sono stanca! Mi fanno male persino le mie piccole corna! Oh, siete ancora qui! Grazie, mi sento meglio! Fammi controllare! Oh. Oh, finalmente la febbre si è abbassata! Ti faccio un massaggio! Vuoi un biscottino? Un racconto stellare? Non voglio dormire più, grazie! Ehi, ma tutto questo ghiaccio? Avevi la febbre così alta che la casa si stava sciogliendo. Così abbiamo rivestito la casa con dei cubi di ghiaccio. Un'idea di Snowy. Oh, siete geniali! Non solo mi avete curato, ma mi avete anche salvato la casa. Magic Tears! Wow! Che bello! Bello!
Wow. Wow. Yuhu. Vai! Ciù! Oh-oh! Bene, adesso la zucca. Per favore. Va bene, non preoccuparti, ti aiuto io. A destra, però solo un pochino. Che cosa ti prende adesso? Un mostro! Ah! Va bene così? Sono nella direzione giusta? Dove devo colpire? Non si capisce una parola. Mi sembri un elefante con il raffreddore. Oh oh, non mi sento molto bene. Che cosa è successo? Per cominciare la festa di Halloween. Oh, c'è una zucca zombie! Vai piano, calmati. Non ti agitare così. Ah, ho capito. Dici che è Bonnie. Oh! Cosa ti è successo? Ti sei incastrata? No, non vuole uscire. Meglio che andiamo alla festa e ci facciamo aiutare. Anche se, comunque, la zucca è un costume perfetto per Halloween. Sei sicuro di non voler aspettare fino a domani? Oh! Aiuto! Il mostro è tornato! Non è un mostro. Dottie, se dai la mano a un mostro, lui te la può mordere. Non pensate di esagerare un pochino? Dove andate? Ma non è un mostro. È Bonnie. Guardate, il mostro sta piangendo. Da quando in qua piangono i mostri? Forse è vero che è Bonnie. Ve lo sto dicendo da un sacco di tempo. Ha la testa incastrata nella zucca. Oh, mi dispiace averti chiamato mostro. Ti aiuto io, non ti preoccupare. Ma non così, gli puoi fare male. Ci sono, potremmo mangiarci la zucca. La zucca cruda? Oh, che schifo. Dobbiamo provarci tutti insieme. Conto fino a tre. Uno, due, tre! Facciamolo un'altra volta! Ah!
grazie. Prego, ognuno al suo posto. Abracadabra, hocus pocus. Spostatevi, ragazze, tocca a me. Nala, non passare avanti. È il momento di Dotti adesso. Non è un problema, davvero. Per me è uguale. La grande gara comincia! Prima vi presento la nostra prestigiosa giuria, la simpatica Teti, l'implacabile Fancy e Lady. Oh, oh, dorme sempre. Avanti la prima concorrente. Eccomi. No, tocca a Dotti. È lo stesso, può andare Nala se vuole. Vai pure, tocca a te se vuoi. Se permetti, vado no, io. Scusate, ragazze, mi dispiace, è il mio momento. Ehi, ehi, non tocca a te! Te l'ho già detto! Attenzione, perché non avete mai sentito niente di simile. Oh! In vita vostra. Sentito niente così prima d'ora. No, aspetta, ne so una. La prossima. Vai tu adesso. Grazie, Dotti. Chissà se torna. Lo spettacolo continua. La prossima concorrente! Lascia, lascia, passo io! Ma Connie, non sei tu la prossima! Ta-da! Davvero emozionante! Questa edizione abbiamo proprio di tutto! Sentite che musica, oh! La seguente, prego! Magia, qui serve un po' di magia! Abracadabra! E adesso la palla sparirà! Oh? Abracadabra! È tornata lei! Oh! Ho tutto sotto controllo! Ah! E ora... Adesso l'ultima. Chi vuole, no, dolcetti? No, per favore, tutte via. Ci riprovo. È fantastico. Non si arrendono. Non ne posso più, adesso basta. C'è qualche altra concorrente? Bene, se non c'è nessun altro, il premio va. Friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Wherever brava! Fantastico! Brava! È davvero magnifico! Grande! Non metto. Guarda!
L'ho quasi preso questa volta. Sì, sì, quasi preso. Oh, Gigi e il mega lancio! Prendi! Ah! Non ridere! Non è colpa mia! Adesso vedi! Oh? Oh, oh, chi sarà? Ha un bel costume! E anche la corona! Non toccatela! È una fantasy! Una cosa? Sì, l'ho letto su un fumetto! E adesso so tutto sulla montagna fantasy! Forse tu sei un po' fantasy! Oh? Poverina, dai, forza! Portiamola a casa mia! Però adesso basta. Devi accettarlo. Non puoi volare. Ehi, sto imparando. Ma quello che so fare molto bene è fermare il tempo. Ah, fermare il tempo? Che potere! Questo è un potere. È buonissimo. Andiamo, dobbiamo trovare Feli. Ciao. Fate un po' di spazio. Ma dove mi trovo? Nella valle. E tu chi sei? Io sono Feli. Bene, ma tu? Da dove vieni? Dalla montagna fantasy. Dal portale. Oh, mamma, deve essere stato il colpo alla testa. Non sta bene per niente. No, no, fermati. È una fantasy. Quindi, tu hai poteri? Puoi volare? O scomparire? C'è uno scivolo sulle nuvole? Eccola qua. Oh, tranquilla. Forza, andiamo. Oh, wow. No, aspetta, Feli, come si fa ad andare sulla montagna? Attraverso il portale. Cerca un cuore alato. Non sempre sarà facile vederlo. Batti le mani 3 volte. Porta le mani alla testa. Poi alla vita, salta in avanti, salta indietro. Più ti muoverai e prima si aprirà. Poi grida. Un passo qua, un passo là e il portale fantasy si aprirà. Oh, era vero! Allora mi credete adesso. Andiamo tutti alla montagna fantasy! Ma come facciamo a trovare il portale? Eh? Arrivo subito! Devo andare a prendere le mie cose. Portale fantasy si aprirà! Sì, che bello! Sì, che bello! Gigi aveva ragione! C'è uno scivolo di nuvole! Oh, guardate! Guarda il fiocco! Oh, è di diamanti! Benvenuti! Abbiamo ospiti! Oh, è invisibile! Yuhuu! Oh, sa volare! Grazie per avermi aiutato! Fantasy Magic Tea! Senza poteri. Oggi sorveglio la fontana! Sì!
prendi. Avete visto che piroette? Quello che abbiamo visto è che voli come una matta. Tutti i giorni la stessa cosa. Devi essere più tranquilla. Stavo per rimanere senza il mio fiore. E io senza la trombetta. E io invece mi stresso. Pensavo che vi piacesse come volavo. Ma vi creo solo problemi. Sono proprio una frana. Va bene, non volo mai più. Così non darò fastidio a nessuno. Senza volare, l'aria si fermerà. E sulla montagna fantasy nulla si muoverà. Prendimi! Oh, Jenna, guardami! Lasci i marshmallow nel forno. Me li puoi controllare, per favore? Torno prestissimo. Va bene. Se senti un rumore, scendi volando e spegni il forno, d'accordo? Sì, sì. Ho dimenticato la trombetta. Me la porti al volo, per favore? No, non volando. Puoi portarli a casa mia? Prendi! È vernice per i pennelli magici. Devo andare al lago. Grazie. Vuoi assaggiare? Sono gusti nuovi. Vuoi? Va bene. Cosa dovevo fare? Ah sì, la trombetta. Ah! Oh no, la vernice di Rosy. I pennelli magici stanno usando il gelato. Cosa combino? Guarda sulla vetta, c'è un dono che ti aspetta. È per me. Non ti rendi conto? Non avevi mai smesso di volare. E quando l'hai fatto, tutte le cose si sono fermate. I tuoi voli muovono il mondo. Devi tornare a volare. Ma quando volo, causo problemi. E io non voglio disturbare. Non volerò. Non si tratta di questo. Volare fa parte della tua natura. Devi solo stare un pochino più attenta. E basta. Allora, vola! Torno subito. Fidatevi. Sì! Oh, la trombetta. Continuerò a volare! Fantasy Magic Tears! Wow! Sì! Oh! Wow! Viva Jenna! E le suoi! Dopo un giorno avventuroso, mi serve un bel riposo.
Oh, Dina è la solita burlona. La sfera di Dina è eccezionale. Pare che oggi sia una giornata buona. Ah, ma guarda un po'! Abbiamo una visita turistica. Vedete, questo è il geyser. Io devo sorvegliarlo tutti i giorni. Perché? Perché il geyser è collegato alla fontana delle Magic Tears. Se dovesse succedere qualcosa al geyser, la fontana magica si fermerebbe e la montagna fantasy sparirebbe. Ve lo immaginate? Wow! Sarebbe una catastrofe! Sei molto importante! Eh sì, seguitemi! Poi se volete vi faccio un autografo! Azzurra luna! Con azzurro nuvola e blu scuro con... Lampofragola! Che simpatia! Salto del gelato! Ehi! Stai per battere il record! 1, 2, 3! Attenzione! Non è niente! Lo pulisco io con... Oh! Il super aspiratore di Missy! No, Bruni! Quell'apparecchio è super potente! Ti ricordi l'ultima volta che... Tranquilla! Lo controllo benissimo! Guarda cosa hai fatto! Andate a giocare da un'altra parte, d'accordo? È vero! Prendete questa palla! Andiamo a giocare da un'altra parte. Oh! Cosa è successo? La fontana non funziona più. Oh. La mia sfera ha smesso di funzionare. Guardate qui, è come se la fontana fosse otturata. Forse se provo a metterci un dito. Ma se fosse un danno molto serio, Dina ci avviserebbe con la sua trombetta. Attenzione, attenzione, sta per succedere qualcosa. Il mio braccio! Mi si è incastrato! Bruni! Ci serve un aiuto! Accidenti! Ma cosa avete fatto? Sono incastrata! È come se qualcuno stesse tirando dall'altra parte! Rima e Curni hanno bloccato il geyser con la palla! Cosa? Avete combinato un altro pasticcio! E ora come si fa? Non possiamo lasciare Jessie così! Ci sono! Trasformiamo la fontana in gelato e il braccio sarà libero! Bella idea! Non ha funzionato! È buono, vero? Sono ancora incastrata! Va bene, va bene! Proviamo a tirare con molta forza! Ho un'idea! Aspetta, Bruni, non andartene! Montagna Fantasy sta scomparendo! Ho la soluzione! Il super aspiratore! È quasi scomparsa, ma la cosa più importante è che tu ci hai salvato. Guardate, tutto sta ricomparendo. La fontana funziona di nuovo. La mia casa. Grazie mille. Fantasy Magic Tears. Sì. Seguiamo insieme con un buon gelato. Tutto funziona perfettamente. Grazie a me che sorveglio sempre. Sei eccezionale. Cry babies magic tears. Mille avventure in un mondo magico.
dolce incantato. Oh, Spot! Ti ho detto che i cani buoni non abbaiano di notte. Oh, cosa vedono i miei occhi? Sarà la mia immaginazione? È vero! Non avete idea di quello che mi è successo stanotte! Ero così spaventata che non ho chiuso occhio! Ma scusa, i ciucci fatti di diamanti non esistono! È impossibile! E tantomeno quelli che volano! Magari è stato un sogno! Vi dico di no! L'ho visto uscire dalla finestra! Non è la verità, Spot! È tutto molto sospetto! Forza, Spot! Confessa! Dove hai messo il ciuccio di diamanti? Non è stato Spot! Dottie dice la verità! Sono le fantasy! E a quanto pare sanno qualcosa! Certo che lo sappiamo! Dottie ha avuto un incontro con il ciuccio di diamanti incantato! Vedete? Ve l'ho detto che era così! La leggenda racconta che il ciuccio di diamanti prende vita ogni 100 anni. In lui vive un fantasma dispettoso. Solo i cupcakes lo spaventano. Un ciuccio incantato? Sembra terribile! Vado a preparare molti cupcake. Calma, non c'è niente da temere. Qui c'è un bel mistero e il detective Cammy sta per risolverlo. Se il fantasma riappare, noi saremo insieme e non avremo nessuna paura. Continuo a non credere a una sola parola. I fantasmi non esistono e ve lo dimostrerò con questo travestimento. Ehi, non dormire! Su, svegliati! Guarda, ho portato bibite e dolcetti per proteggerci. Grazie, Connie. Ma no, non sono da mangiare. Sono per spaventare il fantasma. Ma sono così deliziosi che non ho più paura. Dietro di me, vero? Aiuto! Oh no, a quanto pare i miei dolcetti non ne spaventano. Sono buonissimi. Ma il fantasma non doveva avere paura dei dolcetti? Ci hanno creduto! E a noi rimangono i dolcetti! Dovevate vedere la faccia di Dottie quando ha visto il ciuccio! Adesso è tutto molto chiaro! Con il trucco dei fantasmi volevano ottenere i dolci di Coney! Si meritano uno scherzetto! Vado alla valle a prenderne altri. Sì, per me alla fragola, grazie. E a me al cioccolato. Vado e torno. Adesso! Ehi! Eccovi altri cupcake, fantasmi burloni. Battute dai cupcakes. Questa sì che è una leggenda. Ci perdonate? Era solo uno scherzo. Prendi, vi regalo il mio ciuccio di diamanti. Grazie tante. È stato molto divertente. Io adoro investigare. Altri dolcetti? Guarda che bella lacrima blu. Ha ha ha!
Missione segreta, parte 1. Oh? Ciao! Oh? Cosa fai, Wendy? Sto cercando una costellazione a forma di stella blu. Se vuoi vengo là. Posso aiutarti? Certo, sali, dai! A destra si vede la costellazione dell'arcobaleno. Bello! Quanti colori! A sinistra c'è la nebulosa gravitazionale gelato. Gravità cosa? Beh, non importa. Ehi, ma vedo la luna! Però non vedo la costellazione della stella blu. Lo so, neanche io. Questa costellazione è l'unica che mi rimane da disegnare. È così lontana che non si vede. Buonanotte, Missy. Vado, ci riprovo domani. Cosa succede? Oh, aspetta, fammela una da questa parte. Te l'ho già fatta così. Ciao. Sapete per caso da dove viene questo rumore? Sì, è Missy. Ha un'altra delle sue meravigliose idee. Missy, eh? Missy, stai facendo troppo chiasso. E io, così, non riesco a dormire. Buongiorno, Wendy. Prendimi il martello, per favore. Bene, adesso passamelo, forza. Fatto! Ho passato tutta la notte a lavorare alla tua nave spaziale. Adesso riuscirai ad arrivare alla tua ultima costellazione e potremo organizzare dei viaggi nello spazio per tutti. Beh, forse c'è ancora bisogno di qualche ritocco. Missy, non sembra che funzioni tutta alla perfezione. Ma sei comunque una grande amica. Wow! Quella non ha certamente bisogno di nessun ritocco, è perfetta. Andiamo a vedere. Sì! 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 C'è anche il libretto delle istruzioni. Fammi una foto qui. Adesso qui. La nave spaziale sta per decollare. Wendy, no! Che cosa state facendo qui? Non lo so, ho toccato qualcosa senza volerlo. Calma, ragazze, non piangete. E adesso tutti fuori. Sono un genio. Missy, cos'è quello? Wendy, Lena, Lady e Lulu sono andate nello spazio. Accidenti. Ma come faranno a tornare? Tornare? Oh, beh, tornare! Hai ragione! Come faranno a tornare indietro? Che paura, eh? Meno male che non è decollata. Stavamo per finire nello spazio. Fuori è quasi buio. Il giorno è davvero volato. Lena, no! Non è notte, lo sai? Siamo nello spazio! La costellazione segreta, parte 2. Perché piangete? Wendy, Lena, Lady e Lulu sono andate nello spazio! Su una navicella!
e non sappiamo come farle tornare. Io volevo solo che Wendy vedesse la sua costellazione della stella blu. Quello è il manuale delle istruzioni. Dobbiamo leggerlo. Probabilmente c'è scritto come far scendere la navicella. Ma come le avvisiamo? Se loro sono là e noi qua. Sono sicura che uno di questi bottoni ci riporta a casa. Sì, ma qual è? Scommetto che Missy lo sa. Siamo nel bel mezzo dello spazio. Ehi! Aia! Ma certo, è il Crycell! Kitty ha un tablet, vero? Possiamo chiamarla! Sono Lena, Wendy e Lady! Sono qui sul tablet! Fantastico! Yeah! Ciao! Che bello vedervi! Tranquille, vi faremo scendere! Come? La navicella è tua! Noi non siamo capaci! Ok, con calma! La navicella ha dei pulsanti colorati. Per atterrare vanno premuti in combinazione. È molto importante farlo allo stesso tempo. State attente perché avete solo 3 tentativi prima di rimanere senza il potere delle Magic Tears. La combinazione è rosso-rosso-blu, verde-rosso-verde, blu-giallo. Va bene, ho capito. Io premo rosso, rosso e blu. Lena preme verde, rosso e verde. Ok. E Lady preme il blu e il giallo. Siete pronte? Pronte per cosa? Via! No, Lulu! Primo tentativo fallito. Chi ha sbagliato? Io no. Lulu, è colpa tua! Non preoccupatevi, avete ancora 2 possibilità. Forza, questa volta non dobbiamo sbagliare. Ora. Ma dov'è? Non trovo il bottone giallo. Secondo tentativo fallito. Mi sento male, mi gira la testa. Oh no, hanno l'ultima opportunità. L'ho trovato, eccolo. Il pulsante giallo è sul pavimento. No, si è spento il tablet. Ho passato la mattinata intera a vedere come piantare le cipolle. Mi senti, Missy? Io non riesco a sentirti. Dov'è il pulsante? Oh no, abbiamo perso il contatto. Non possiamo più comunicare. Cosa dici, Lulu? Cosa? Il pavimento! È un enorme bottone giallo! Ok, pronti? Insieme ce la possiamo fare! 1, 2, 3! Non torneranno mai più! Di nuovo qui. Ma cos'hai, Wendy? Ero vicinissima alla costellazione della stella blu, ma non sono riuscita a vederla. Lulu, che cos'hai lì? Ehi! Wendy, Wendy! Guarda le mie foto! Le ha fatte Lulu mentre eravamo là. Non posso crederci, la costellazione della stella blu. D'ora in poi questa costellazione sarà conosciuta come la costellazione di Lulu. Sì, wow, che bello! È impressionante! Guarda, le stelle cadenti! Guarda, Lulu, la tua costellazione!